e poi qui a Fiuggi. Sì, prima abbiamo fatto 17 giorni a Auronzo, siamo stati bene, abbiamo lavorato bene, gli amichevoli abbiamo fatto abbastanza bene, dal 26 fino al 31 siamo stati qui, siamo stati altrettanto bene e speriamo di chiudere in bellezza stasera al Madrigal. Senti, tanti moduli, siete partiti in una certa maniera, col 4-2-3-1, poi 4-3-1-2, oggi, ieri 4-4-2, è una Lazio che cerca un po' la sua identità ancora? No, penso che già ce l'ha, soltanto che deve conoscere i nuovi acquisti, giustamente, che magari uno le conosce perché abbiamo visto i giochi in TV, però magari per farli giocare insieme ci vuole un po' più di tempo. Nel tuo processo di crescita oggi hai anche segnato, insomma, va bene? No, sono contento, più che altro abbiamo vinto, quindi fa sempre bene vincere. Senti, sei uomo mercato, che intenzioni hai? Ogni tanto vengono fuori grandi squadre che ti vogliono. Io non so niente, parlate con l'allenatore, il presidente. Però la tua intenzione qual è? Di rimanere, spero di giocare, quello. Diachite, sono arrivati giocatori importanti nella Lazio, che tipo di pressione nuova o diversa adesso sentite dentro lo spogliatoio, anche vedendo negli occhi il mister che ha delle responsabilità ancora più pesanti? Ma pressione non ce n'è, c'è soltanto un po' più di concorrenza rispetto a prima e penso che fa bene allo spogliatoio, che almeno ognuno si impegna un po' di più. Sono arrivati giocatori importanti in attacco, la squadra ancora deve essere sfoltita, c'è una bella concorrenza anche là davanti, e giocare con giocatori così importanti per voi che avete costruito questa Lazio, che effetto vi fa? A me mi fa piacere perché io vengo dalla primavera, io fino all'altro ieri, se sei close, le guardavo in TV. Poi c'è un piacere giocare con giocatori di questo calibro. Ecco, poi vedete un Rocchi che ogni anno la sua parte la fa sempre, che viene anche un pochino adesso, come si dice, messo un po' sul mercato, rimane, non rimane. Comunque è un giocatore molto amato dai tifosi, come Zárate. Ecco, Zárate, come lo vedete dentro il gruppo? Ma io lo vedo benissimo. Cioè, davvero, cioè, quando sono arrivati questi giocatori sono stato un po' trascurato, diciamo, questi due con Floccheri, pure con Kozak. Però alla fine vedrete che durante l'anno si faranno valere. Senti Diaghi, quale dei nuovi acquisti, insomma, ti ha impressionato di più e con quale hai legato di più? Ma io tutti, poi così sei, perché magari sono stato in stanza con lui, quindi mi sono trovato bene. Però tutti, diciamo, da Conco fino a Close, Sissé, Zana, Lulic, Stankevicius, tutti. Senti, ha portato mentalità vincente, Sissé, respiri già quello che è, insomma, il suo carattere? Ah sì, cioè è uno che scherza tanto, magari in campo si trasforma e c'è una voglia di fare, però è giusto così. L'anno scorso la difesa è stato un reparto molto solido, quest'anno ancora di più? Penso di sì, perché noi a confronto magari delle altre squadre noi partiamo già con una buona base, perché i giocatori sono quasi stessi tranne davanti, che sono stati cambiati, diciamo, però... abbiamo un vantaggio per questa cosa. Ma secondo te si può far meglio dell'anno scorso, onestamente? Ma io spero, poi l'ho sempre detto, i punti li faremo alla fine, perché magari promettiamo chissà che e poi alla fine, cioè giusto che partite per partite, secondo me ci abbiamo tre competizioni, non sarà facile, però ci proveremo a fare meglio dell'anno scorso. Punti di forza e punti deboli? Ma io direi solo punti di forza, perché abbiamo acquistati grandi giocatori, quindi... La tifoseria si aspetta molto, c'è chi invoca la Champions, c'è chi addirittura sogna lo scudetto. È giusto, sognare non costa nulla, poi vedremo in campo. Diaghi, Lazio A, Lazio B, che è andato in Spagna, che è rimasto qui, come vi ponete voi che siete rimasti qui di fronte a questa scelta, anche se... ovviamente è una scelta che lascia il tempo che trova, almeno per ora. Ma ti posso dire, noi non ci sentiamo, cioè noi che abbiamo giocato oggi contro la Regina non ci sentiamo inferiori a nessuno. Poi giustamente il mister che deve fare scelte. Però noi comunque ci mettiamo tutta per fare bene e per far vedere che se non ci stanno gli altri siamo anche noi. Ieri ci sono stati i sorteggi mondiali, no? La Francia si deve ricostruire, eppure... l'Italia aveva paura di beccare la Francia, per esempio. C'è questa rivalità che io non conosco, però però la Francia ha preso pure la Spagna, quindi passa. Senti,
tutte le prime e le migliori due, mi sa. Le migliori quattro seconde. Un'ultima cosa al volo, quando dici voglio giocare, ovviamente il processo di crescita che è qui da qualche altra parte potresti averlo maggiore, nel senso che magari andando altrove potresti giocare maggiormente o comunque sia crescere vicino a Diaz, a Biava, è comunque un processo di crescita importante. Ma io dico quando devo giocare, perché dico dovevo giocare, ma non è il perché devo giocare, il posto me lo devo conquistare io, lo so benissimo. Quindi speriamo che la difesa va bene, però se non va bene quando giochiamo noi ci faremo trova pronti. Poi alla fine vedremo. Grazie. Posto. Grazie. Ciao.